Già da tempo come centrodestra in consiglio comunale ci stiamo battendo per ripensare a una destinazione del centro storico che rivaluti quest'area importante della città come punto di ritrovo della cittadinanza. Siamo convinti ormai da tempo, come dimostrano anche le nostre battaglie in consiglio, che sia questa la natura del centro storico, quella di un centro storico pedonale a disposizione della cittadinanza, che sia il punto di ritrovo dei cittadini, il salotto. In Consiglio Comunale avevo già presentato una proposta sulla pedonalizzazione domenicale del centro storico, proprio perché crediamo che una riqualificazione del centro storico passi da una ridefinizione di questo spazio urbano come punto di ritrovo di tutta la cittadinanza. Quella mozione non è stata approvata, era una mozione che prevedeva la chiusura solo domenicale del centro come luogo di ritrovo, ma il Covid e anche i lavori di qualificazione hanno portato a un'accelerazione inimmaginabile di una dinamica di cui si discute tantissimo nella nostra città. A questo punto la vera domanda è capire che cosa vogliamo fare per il futuro e da questo punto di vista le strade, l'esperienza che vediamo, la necessità di dare anche sostegno alle attività di distribuzione stanno rendendo necessaria l'utilizzo di questa area pedonale per le aree dehors e io credo che sia l'occasione per interrogarci davvero su che futuro vogliamo dare al tessuto urbano. Una chiave di lettura importante di una futura riqualificazione del centro storico parte però secondo noi dalla capacità di andare oltre la via Vittorio Emanuele e considerare oltre che la via principale storica del commercio anche tutto il tessuto urbano cittadino nella sua completezza, il che significa pensare alle traverse di via Vittorio Emanuele, alle parallele come via Matteotti, ma anche alle zone con i portici, via Le Martiri, via Roma o addirittura altri quartieri della città. Può essere Piazza Rossetti, che è una piazza pedonale circondata su due lati dai portici, può essere via Gazzara, possono essere le piazzette delle borgate di Devesi che possono diventare in occasioni particolari dei luoghi di ritrovo, magari incentivate con eventi ad hoc, fatti proprio per permettere alla cittadinanza nei quartieri piuttosto che nelle borgate di riunirsi, di ritrovarsi, di vivere la propria città veramente come un punto di ritrovo. Questo potrebbe essere un modo per ridare un futuro a Cirié. Restando al centro storico nella sua completezza, beh, immaginare anche una città dei dehors e della Movida, beh, non è una suggestione così impossibile da immaginare per il futuro della nostra città.